È arrivato ottobre e io non ho più voglia di pedalare. Buongiorno bagai, benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati ad ottobre, mi scappa la voglia di pedalare. Non che con l'età sia peggiorato, né? No, no, è proprio sempre stata così, fin dai tempi primitivi in cui ancora correvo in bicicletta. L'arrivo dell'autunno ha sempre portato con sé la fine. Del resto, dopo le grandi fatiche estive, che fatiche estive, è anche normale consegnarsi un po' al riposo. È la stagione stessa che lo chiede. Arriva l'autunno, è tempo di recovery. E quindi si abbassano i ritmi, si abbassa l'intensità, ma non la quantità di uscite, perché il cambio di stagione è un momento difficile un po' per tutti. Implica un bisogno superiore di endorfine e quindi fare sport in questo periodo non è importante ma fondamentale per la zucca, Salite sì o no? Sì, adagio. Ma quando è che siamo mai saliti forti? Diciamoci la verità. Quando? Quindi l'arrivo di ottobre per me coincide con la consegna ufficiale della stagione ciclistica appena passata. Poca roba quest'anno, ma la consegniamo comunque alla storia. Tra l'altro la bilancia ha già iniziato a farmi dannare. Mamma mia, oh, che cattiveria. Il paesaggio intorno a noi ha già iniziato a mutare. Umidità, strade bagnate, foglie. Ho le foglie perché sono maledette. Sono un ulteriore pericolo che si incontra sulla strada. Quando il ciclismo era la mia vita, arrivavo ad ottobre ed era un momento fantastico perché si poteva cominciare a lasciare andare le briglie. Quel che era stato, si iniziava a pensare alla prossima stagione. Spettacolo. Primo accorgimento da mettere in atto è sicuramente quello di mollare un pochino la pressione delle gomme. L'umidità sulla strada è una cattiva compagna. La pressione troppo alta del tubolare, del copertoncino, rischierebbe di farci scivolare. Ovviamente se in salita si incontra qualcuno davanti a noi e bisogna andare a prenderlo, non c'è stagione che tenga. Se invece uno ci sorpassa, va lasciato andare perché è la stagione. Tra l'altro devo ringraziare il Tito che mi ha dato queste lenti nuove di questi occhiali spettacolo che ormai indossiamo solo io e Geraint Thomas. C'era anche il Tito ma li ha buttati. Mi ha regalato queste lenti bellissime perché sono nuove. Ad ottobre non va bene nemmeno l'abbigliamento che ti metti. Ti vesti pesante? Fa caldo. Ti vesti un po' leggerino? La giornata che fa freddo. Non c'è un abbigliamento esatto da mettersi per l'autunno. Stagione maledetta. Ve l'ho detto prima, attenzione alla velocità. In questo periodo bisogna fare anche molta attenzione a idratarsi bene, perché con l'arrivo del primo freddo cala un po' il normale desiderio di bere e quindi si va incontro a problemi di natura col soprassella, poi noi sempre lì seduti tra 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 tra. Arrivato quindi il mese di ottobre, io mi spingo ad uscire, anche perché è il momento in cui bisogna avere difese immunitarie belle alte per il cambio di stagione e un po' di sport aiuta sicuramente questo processo. Ovviamente senza esagerare, perché è il momento in cui il corpo è già impegnato ad un cambio di stagione. Tra le altre cose comincio anche ad avere una certa età.
l'arrivo dell'autunno anche la natura va in letargo. Animali, piante. Non dovrò essere io l'unico che va in giro a manetta a ottobre. Già non c'ho voglia. Un attimo prima decantavo la necessità di avere un periodo tranquillo, un attimo dopo pendenze sopra il 15%. Che c'è vero? Salita del Monte Cornizzolo. Uno dei prossimi video ve la mostrerò. Forse. Non facciamo scherzi, Sia chiaro, sono amico di tutti, non inventatevi niente per farmi far casino a me, chiaro ragazzi, li ho visti incazzatissimi nei video su YouTube che questi affari qua pestano testate contro tutto e tutti, no, a me non piacciono neanche un po', va. D'altronde sono delle capre, non è che si possa pretendere. Quindi se anche voi come me dite oh no, è arrivato ottobre, cercate di fare qualcosa. Se anche voi come me dite oh no, è arrivato ottobre, provate comunque a tener duro cercando di pedalare per mantenere una buona condizione fisica nel cambio di stagione. Ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e se avete piacere iscrivetevi al mio canale che mi date una mano a sostenerlo. Un caro saluto a tutti da Roberto il Maggio. Alla prossima! Che spettacolo!